Ciao, sono Bene, tornato da scuola. mi dai un bacino? Un bacio. Senti, guarda un po' che c'è sorpresa che c'è qui per te. Lo sai chi ti ha mandato questo pacco? Che ha portato il postino oggi? Lo sai chi te l'ha portato questo pacco? Il postino da parte di una ragazza che si chiama Nick, si chiama Nicole come la tua amica di scuola, che segue i tuoi video, ha detto che ti voleva fare un regalo. Vediamo un Che po' che sarà? Che cos'è. sarà? Io non lo so nemmeno, sai. Lei ha detto solo che voleva mandargli il regalo e ha Ah, detto: mi per apri. favore, fatemi sapere come fargli, come fare per fargli arrivare un pensierino a Christian. Apri, vediamo un po' che cosa c'è di là. Cosa c'è? Apri dall'altra parte? Forse qua è più semplice, guarda un po'. Dammi le Vai con le palle. forbici? Ok. Taradadam, 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 Cos'è? taradadam, taradadam, taradadam. Guarda che secondo me. Aspetta, guarda. Se tiri qua, vedi che forse c'è lo scotch. Ecco. Taradadam, taradadam, chi sarà, chi sarà? Cos'è? Apri. Taradadam. Che cos'è? Qualcosa del piccolo principe. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Ma che Oh! È meraviglia, la tua Christian! tazza per fare Guarda un po' chi c'è colazione del fuori! piccolo È un principe, piccolo principe come te! come la canzone, che ha fatto papà per te, il mio Gliel'ha suonata principe. Daniele. Piccolo principe come il libro, Lo sì. so, però insomma, però E tu penso che sei lei gliel'abbia fatta perché sa cioè, che tu sei noi chiamiamo il il nostro principe. principe. Che Sì, è bello, stato tuo papi. amore, bellissimo. Vediamo un po' che cosa c'è qua. Mamma mia, sono due regali. Guarda Bellissimo. E questo che cos'è? Vediamo l'orologio. Oh, l'orologio da grande. Guarda un po'. che bello, papi! Così ti impari bene l'ora. Adesso non c'hai scuse, eh? Con l'orologio. Enrico? Vuoi che ti aiuta papà? L'orologio che si possono cambiare i Che bello, cinturini in papi! base a quello che ti metti, eh? Che ultimamente tu ti cambi sempre le camicie, ti metti la camicia e la canotta proprio dello stesso identico colore. Guarda che Adesso ti bello, puoi vedi? abbinare anche, guarda. Guarda un po' con due cinturini. Eccoli! Aspetta, L'orologio. aspetta, aspetta che muoio. Ecco, adesso è pieno di vernici. Ecco qua, vale, ce ne stanno due cinturini, che meraviglia! Bello, Guarda che bello! Aspetta guarda, mettilo un po', prova a metterlo. Grazie, Nicole! Ti piace? Ci mettiamo questa qua, la blu. Poi Quale ti piace di più? ci vuoi La mettere blu. tu. Quella blu. Tu lo sai come si mette? Dai, prova a mettere la guerra. Ma Ma che fai? Non lo provi? Che combini? Per sta restando. fare che? Che devi fare? Non vuoi provare l'orologio? Anzi, prima mi sto vestendo quasi da musicista con l'orologio. Ah, ti vuoi vestire da musicista con l'orologio per mettere l'orologio? Eh? Sì. Ah, ecco. Va bene, dai, ti aspetto. Allora, ti sei vestito da musicista? Fammi vedere. Com'è l'abbigliamento da musicista? Da pittore sì, lo puoi vedere. Le scarpe, i pantaloni blu hai messo con il maglione Ok, lo verde, mamma devo mia. mettere qua? Sì. Gli do un po' la manina. Papà, ma non è che c'hai le mani piene di Vernice. vernice? Siamo sì, adesso verniciando. Ma non è che gli è...
No, no, no. glielo vernici. Va bene lì? Va bene in questo buco? O vuoi questo qua? Questo qua, va bene? Grazie. Che bello. Fammi vedere. Che bello. Fammi vedere, stai fermo, 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 fermo. Fermo con la manina che ti va la... Fammi vedere. È bellissimo. Vediamo. Wow, hai visto che c'è il piccolo principe, eh? Che guarda l'orizzonte. Grazie Nick, grazie per il mio regalo. Grazie tante. Ah, il tuo regalo, vero? Ormai è tuo. Sì, ormai è mio. Lui dice il mio regalo e che dice, vabbè, ce l'ho io. Sì. Lei ti ha fatto il regalo e adesso è arrivato a te, hai visto? Sì. Sei contento? Mamma mia, Sì, sono sembri, contento. sembri un ragazzo grande, sembri con questo orologio, eh? Oh sì. Un musicista. Che Sì, sono musicista. amore. Ti sta proprio bene. Poi c'è l'altro cinturino giallo che quando ti metterai qualcosa di giallo, te lo puoi mettere, puoi cambiare il cinturino. Ok. Wow, Eh? le scarpe da cavallo, mi sa che lui se le mette pure per andare in giro, Sono vuoi vedere? bellissime queste scarpe per andare a cavallo. Ti piacciono, papi? Fammi Ti piacciono? vedere un po'. Perfetto, sono due scarpe Vanno bene, tirati su. Vuoi metterle tutte e due per vedere come sta, come cammini? Per vedere se cammini bene? Ah, non si può camminare perché sono legate. legate. Va bene, dai, fammi Va bene, vedere. ti piacciono Tirati quelle? su soltanto. Ok. Ti Allora. vanno bene? Calcola che Sì, va questo. bene, perché poi il calzino pesante, Esatto. No, va vanno bene, bene. vanno benissimo. Hai capito? Tu 38 cercavi, lui il 40 Madre ormai mia. porta. Madre mia, che zampone Cosa devi fare per primo? Allora, qui, vedi, ci sono tutte. No! Bitte achten Sie auf Ihre No! Wertsachen Che und lingua è? Vorsicht, das Abbiamo Taschengeld. sbagliato! Für Informationen wenden Sie Che sich lingua è? ausschließlich an das an der Uniform erkennbare Personal von Italiano, Trenitalia. bravissimo. Ecco. Adesso dobbiamo comprare il biglietto, quindi che cosa fai dopo? Compra biglietto. Bravo. Ok, adesso noi siamo qui, siamo a non c'è scritto, a Parco Leonardo, sì, ecco, vedi? Partenza Parco Leonardo c'è scritto. Partenza Parco Quindi Leonardo. dobbiamo arrivare a Ostiense. Clicca un po'. Bravo. Dove si clicca? Allora, qui c'è scritto solo andata e andata e ritorno. Dobbiamo solo andare. Andare. Solo andare, vai. Quello forse funziona. Scusi. Ah, ok. Allora, guardi, se fa... Solo andata, vai. Solo andata. E che ti fa qua? Adulti, ragazzi. Ah, ok, facciamo i ragazzi. Uno e adulti, uno. Boh, ragazzi, fino a che età? Lei sa? Boh, c'ha 12 anni. Penso che. Mi dice Bisogna avere ragazzi, se dai no. 12 anni in su si paga il Ah, biglietto. perfetto, allora paga. Ok, quindi facciamo adulti 2, ragazzi 0. Ok, poi Cri, guarda un po'. Devi inserire. Dov'è il tuo biglietto che ti ho dato? Allora, forse da questa parte. Così. Di aeroporto e diretto a Sala Sabina alle ore 10:02 e in arrivo al binario 2. Ok, adesso pure il tuo, lo devi inserire qua. Vai, inseriscilo. Un po' verso la sinistra, vai, spingi un pochino. Bravo, c'hai paura. A posto, adesso riprendilo. Ok, guarda che cosa ha fatto, guarda, ti faccio vedere, vedi qua c'è scritto un numeretto, vuol dire che tu sei salito alle 10 Alle sul 10. treno, così il controllore poi lo sa, perché ora sei salito e non ti fa la multa, va bene? Non fa la Quindi questo lo multa. devi tenere dentro la tasca,
ok? E non si può perdere, così se te lo chiedono poi sai dove sta. Ciao amici, oggi sto andando alla metro da non e mi diverto tanto, e poi ho aiutato il signore a portare il passeggino di Noa. Bravo amore, sì, abbiamo fatto tutte quelle scale, mamma mia, con il passeggino, perché era rotto l'ascensore e ha fatto proprio l'ometto. Sì. Abbiamo chiesto aiuto ad un signore. L'ascensore non funziona mai più. Mai più, no, mai più. Hai visto quel signore che ti ha dato una mano a portare sul passeggino e sta sistemando l'ascensore. Sono quelli che lavorano proprio per sistemarlo. L'ascensore non funzionerà mai più. Come mai più? Oggi non funziona, poi domani funzionerà, anche tra un pochino. Tra qualche ora funzionerà, lo sai? Così non dobbiamo più fare le scale, perché no, è pesante. Ti sei svegliato tu, più o meno. Eccolo il treno. Allora, mi raccomando, che cosa ti ho detto? Che guarda, dobbiamo fare attenzione, aspettiamo che il treno si ferma e poi ti alzi, ok? Andiamo. Buongiorno. Abbiamo trovato due persone positive, prima l'altro signore e poi l'altro signore ci ha aiutati a mettere dentro il passeggino. Sì. Stiamo facendo un viaggio. Sì. Sai che oggi è la prima volta del mondo? Sì, è la prima volta. Non l'ha mai preso il treno. Oh, mi piace! Lo vuoi tenere in braccio tu, così gli fai vedere qua? Sì. Che bello! Non toccare lì però, aspetta, ma gli disinfetto le manine, gli fai attenzione perché lì è sporco, Fai attenzione Noa, perché non ti può toccare. Bravo, che sporco, aspetta che gli do il disinfettante. Ciao Noa, siamo alla metro. Al treno. Siamo al treno. Allora, guarda un po' sullo schermo di là. Vedi che c'è scritto. C'è scritto che siamo arrivati a Villa Bonelli. Vedi che c'è scritto. A Villa. Il finestrino. Sì. Ok. Adesso sullo schermo ci sarà scritto da dove partiamo e verso dove andiamo, ok? Sì. Dobbiamo stare attenti perché dobbiamo scendere ad Ostiense, dove c'è scritto Ostiense. Sì, ad Ostiense. Vedi, lì c'è scritto che siamo in arrivo a Roma Trastevere, ok? Quindi ci manca una fermata. Possiamo iniziare a prepararci adesso quando parte da Roma, da Roma Trastevere, ok? Sì. E c'è scritto là? Guarda che c'è scritto lì, bisogna indossare la mascherina. Vedi, c'è scritto che se il treno viene panificato, vuol dire che lo puliscono, quindi prima quando io ti dicevo fare attenzione per evitare che si sporchi. Sei contenta? Guarda che c'è la nonna! È troppo felice, fai una bella foto qua! Funzionavano gli ascensori, nonna, casino, un viaggio molto impegnativo, però abbiamo fatto un'avventura, vero? Che bella avventura, vero? Sì, è troppo bella. Sei felice? Sei felice, amore? Troppo. Questa sera, dove la vedi? Da Roma. Chi c'è stasera? Che bello, e poi lui stava dormendo stamattina e gli ho detto dai svegliati che andiamo, si entrava in seconda ora a scuola e gli ho detto dai svegliati che invece di andare a scuola dobbiamo andare un attimo da nonna e prendiamo i mezzi, e era tutto contento, subito si è alzato, ho detto sì, a lui gli piace tanto prendere i mezzi. Emborracciare, ti piace sta canzone? Ti vedo dormire un po' lì.
Ciao, ciao! Ciao! Siamo arrivati a casa di nonna. Guardate un po', Christian già subito. La prima cosa che prende è la chitarra del nonno. Oggi abbiamo camminato, guardate un po', vi faccio vedere che cosa dice il nostro cellulare. Quanti chilometri? Più di 6 chilometri? E sono fino alle 3. Fino alle 3, perché questa foto praticamente l'ho fatta alle 15. Dei chilometri che abbiamo fatto da stamattina. Siamo fermati, ma tanto stanchi. Oddio. Che è successo? Ecco. No, è andata bene. Allora, praticamente Christian non è andato a scuola perché oggi io mi sono svegliata un po' così e ho detto, oddio, ho bisogno di uscire. Considerate che dicevo a mia mamma, ancora non mi è venuto il ciclo. Ancora non mi è venuto il ciclo da quando, insomma, sono diventata mamma, quindi c'ho tutti gli ormoni, sapete, insomma, le mamme, tutti gli ormoni della gravidanza, dell'allattamento, quindi sono un po' così, ho detto, ho bisogno assolutamente di uscire, di stare un po' per i cavoli miei. Ho detto a mia suocera, guarda, non te la prendere, però vado da sola, vado in giro, non so, poi ho chiamato mia mamma, ho detto dai, vediamoci, esco con Christian, pure Christian aveva bisogno un po' di uscire. Abbiamo camminato, mangiato la pizza, insomma, come avete visto, e abbiamo trovato delle persone molto gentili che all'inizio che ci hanno aiutato a tirare su il passeggino, perché come avete visto non funzionava l'ascensore, e invece poi alla metro un po' meno, vero mamma? Alla metro un po' meno, perché anzi ci ha dato il posto una signora grande, piena di buste, la persona più grande che c'era, e si è guardata intorno e ha detto, vabbè, guardi, venga, si sieda, perché comunque Noa stava piangendo, lo dovevo allattare. E, insomma, i giovani non si sono abbassati per niente, cosa bruttissima. Quindi mi raccomando, ragazzi, è una cosa sempre da fare, e guardate se c'è un anziano, una persona incinta, con una mamma, con un figlio. Non state sempre col telefono così a guardare il telefono come stavano tutti, una cosa orribile, tutti col telefono, nessuno si guardava in faccia, vabbè che abbiamo tutte queste mascherine, però insomma gli occhi almeno ancora ce l'abbiamo visibili, insomma, esterni a tutta questa chiusura in faccia. Guardate che c'è, ok? Perché è brutto fare finta, ecco. Insomma, alla fine niente, Christian si è divertito, oggi rimarrà a dormire qua, vero che rimani qua? Sì. Ti fa piacere, vero? Domani però si va a scuola, quindi domani mattina nonna lo veniamo a prendere presto, così va a scuola. Ok? Oggi è stata così un'eccezione, perché mamma aveva bisogno un po' di disconnettersi dal mondo. E quindi a me quando ci vuole, l'importante è che noi mamme stiamo serene e poi lo trasmettiamo ai nostri ragazzi, quindi dobbiamo insomma curare anche noi. E siamo stati con mammina, mi guarda un po', ciao! E la nonna è stanca ma felice. E allora noi vi salutiamo, un bacione grande, chiudiamo questo video con una canzone del principe e ringraziamo ancora una volta Nicole che ci ha fatto questo regalo bellissimo. Wow, bellissimo, vi ha fatto vedere il video alla nonna, bellissimo, la tazza con l'orologio del piccolo principe. Un bacione grande, ciao.